Al centro di questo episodio abbiamo la zia di Mugigan, Beice. Il procuratore Savci sta discutendo dell'omicidio di Unkar nel suo ufficio con Zuleila ed Emir e altri due uomini delle autorità. Dalla discussione esce fuori un particolare. Nonostante l'assassino avesse cercato di far passare la cosa come una rapina, togliendole tutti i gioielli, hanno notato che la donna, giacente al suolo, aveva ancora dei soldi con sé. Hanno notato quindi che quelli non gli sono stati rubati. Quindi probabilmente non è stata una rapina, ma un atto commesso da qualcuno che aveva dei problemi nei confronti della matriarca. Zuleila a quel punto domanda al procuratore perché facesse quella supposizione e Savci le risponde dicendo che la colluttazione è stata troppo violenta dal momento che in cui le ha sferrato numerose pugnalate e quindi questo è segno di un odio profondo verso quella persona. Inoltre il procuratore chiede a Zuleila ed Emir se nel caso avessero qualcuno in mente che avrebbe potuto fare una cosa del genere, da odiare così tanto Unkar. Contemporaneamente Beice e le amiche di Unkar, che fanno parte dell'associazione, stanno parlando proprio del fatto che Unkar era una pietra miliare per la società e per tutte quelle persone bisognose. Così Beice propone di organizzare una cena a scopo benefico in suo onore e di donare tutto il ricavato per l'istruzione dei bambini del villaggio. La nipote di Unkar, Sermin, non riesce a credere a ciò che ha sentito. Ma la zia di Mosigan spiega loro che era una brava donna, pronta ad aiutare il prossimo, nonostante i diverbi che avesse con lei. Inoltre, da codarda dice anche che la mancanza di Unkar l'ha colpita profondamente. Nel frattempo, Zuleila arriva in associazione e accusa Beice dell'omicidio della suocera. Beice si innervosisce e nega l'accusa, facendo notare a Zuleila di quanto fosse grave quello che stesse dicendo. Ma Zuleila non demorde e continua, dicendo di conoscerla molto bene. E sa benissimo che ne sarebbe capace perché Unkar e Fekeli stavano per sposarsi. E visto che probabilmente lei, a seguito di questo matrimonio, avrebbe dovuto lasciare la casa di Fekeli, ha messo su la farsa facendo sparire Unkar. Zula inoltre le assicura che farà le dovute indagini fino a quando non scoprirà tutta la verità. Beice inizia con le sue minacce a Zuleila, la stuzzica, e sottolinea ancora una volta che arriverà fino in fondo alla questione e dimostrerà che la colpevole è lei. Dopo aver finito di parlare, Zuleila se ne va. Le altre donne sono rimaste tutte senza parole e Beice è visibilmente irritata. Zuleila se n'è andata. Fekel invece, che ha ascoltato tutto, corre dietro a Zuleila per chiederle se sa qualcosa di questa storia, proprio perché vuole conoscere come sono andati i momenti fatti. Ma per lei l'unica a poter fare una cosa del genere in tutta Kukurova può essere solo Beice. Però Fekeli ha dei dubbi. E allora Zuleila si dichiara di prendersi tutta la responsabilità del caso e che fino ad ora farà di tutto per metterla sotto pressione per poterla smascherare una volta per tutte. Giunta sera, tutti sono nelle proprie case e Beice discute sul comportamento di Zuleila nei suoi confronti all'associazione. Inoltre, dà la colpa a Ilmaz per averle dato troppo agio e fatto sì che lo facesse senza problemi. Ilmaz si scagiona, ma interviene la dottoressa Mugigan, che non fa altro che ribadire le parole di Beice. Fekeli, a questo punto, chiede a tutti di finirla, ma dopo le urla di Beice, caccia il resto della famiglia fuori per rimanere solo con lei e dirle di andarsene ad Istanbul finché non si saranno calmate le acque e che economicamente lui l'avrebbe aiutata lo stesso. Beice non accetta e Fekeli insiste ancora, anche perché non ha una giusta e buona influenza su sua nipote Mugigan,
visto che è sempre pronta a intromettersi tra loro, nonostante Ilmat le abbia intimato più volte di starsene fuori dal loro rapporto. Così Beice chiede a Fekeli se crede all'accusa che le ha fatto Zuleila. Fekeli a quel punto la rassicura dicendo che se avesse creduto così lei sarebbe già morta e subito dopo va a prendere le sue valigie. La zia di Mujigan inizia a lamentarsi con la nipote perché Fekeli l'ha cacciata di casa e Mujigan non esita ad andare subito a parlare con lui che le risponde di non averla mandata via perché il patto era che Beice rimanesse lì solo per un po' di tempo per aiutarla dopo la morte di suo padre Bezzat. E che il compito di Fekeli stesso è quello di mantenere la serenità della famiglia e che soprattutto non ha alcun diritto di mettere su ciò che fa o non fa in casa sua e che quello che decide di fare è solo in base della ricerca della tranquillità per la famiglia, aggiungendo che Beice pensa solo al suo bene e ai suoi bisogni e non al bene di tutti. Mujigan però è convinta che sta cacciando di casa sua zia solo perché Zuleila crede che sia l'artefice della morte di Unkar. Fekeli a questo punto non parla più perché già ne ha parlato con Beice e se vuole la ragazza può andare a parlare con sua zia. Mujigan afferma quasi minacciando che se Beice lascia la casa anche lei se ne andrà, ma Ilmaz non la trattiene e le dice che se vuole andarsene può andarsene. Così Mujigan in lacrime se ne va. Rimasti soli, Fekeli e Ilmaz, quest'ultimo gli chiede se pensa che sia stata Beice. E Fekeli gli risponde di non esserne sicuro, anche perché Zuleila non ha prove per dimostrarlo. Ma Ilmaz anche ne è convinto e lo sprona a fare qualcosa però. Fekeli afferma che è meglio attendere perché non vorrebbe far soffrire nessuno, se poi non è colpevole e sostiene di cercare prima la verità e poi agire. Dall'altra parte Beice fa una chiamata per escogitare un piano, mentre Mujigan arriva nella stanza da sua zia, la quale le chiede cosa è accaduto. Mujigan le dice che ha cercato di difenderla, minacciando di andarsene anche lei. Ilmaz non l'ha fermata però. E Fekeli uguale, e quindi, non volendo restare in quella casa senza di lei, la esorta ad aspettarla nella preparazione della valigia, portando con sé anche il piccolo Kerem. Beice, che mette sempre la carne a cuocere, come si vuol dire, le sottolinea che cosendo facendo lascia liberi Ilmaz e Zuleila e che dovrebbe invece rimanere lì per rendere un po' più complicata l'esistenza di Zuleila e per vendicarsi di quello che ha fatto a lei e al suo matrimonio con Ilmaz. Mujigan è stanca di questa situazione, è in preda al pianto, le risponde che Zuleila ha già fatto ciò che voleva, distruggendo la sua famiglia fino al punto di far arrivare anche a Fekeli di cacciarla di casa e quindi vuole solo stare con lei. La zia però insiste perché rimanga in quella casa, dicendole di stare tranquilla e di non preoccuparsi, che vuole soltanto che renda la loro vita un inferno. Il mattino seguente Beice è pronta ad andare e Fekeli, nonostante tutto, la invita a tornare di tanto in tanto. Ovviamente Beice non può andarsene senza accusarlo di credere alle parole di Zuleila, ma Fekeli le ribadisce che se fosse stato così lei sarebbe già sparita nel nulla. Inoltre Beice gli dice che spera che un giorno si pentirà del male che le sta facendo. Così, dopo aver ribadito a Mujigan di vendicarsi, se ne va. Mujigan però piangendo la esorta a chiamarla una volta arrivata a Istanbul. Una volta arrivata in aeroporto, Beice getta la sua valigia tra dei cespugli e caccia tutti i suoi vestiti e subito dopo incontra colui che ha ingaggiato per pagarlo. Beice finge di essere stata malmenata dagli scagnozzi di Unkar a causa delle accuse di Zuleila. L'uomo, prima di procedere, si assicura che lui non sarà in mezzo a questa questione, però. Così, dopo aver intimato, iniziato anche a colpirla, la picchia a mani nude. Ma Beice non è soddisfatta. Vuole che l'uomo addirittura le spari un colpo di pistola al braccio. L'uomo la esorta a pensarci bene e le chiede se sta dicendo sul serio o se è uscita fuori di testa. E Beice a quel punto, proprio come una pazza, gli urla che lo deve fare perché deve rimanere a Kukurova. Allora,
Mentre l'uomo sta per spararle al braccio, sopraggiunge un cane e per sbaglio l'uomo schiaccia il grilletto, colpendolo al petto anziché al braccio. Quindi cade al suolo Beice. E così questo video termina qui. Ma voi che ne pensate? Esprimete il vostro commento. Noi saremo felici di leggerli. Ma però lasciate anche un bel like al video e rimanete sempre aggiornati iscrivendovi al canale per sapere cosa succede nei prossimi video.